Ciao. Ciao. A che ora devi alzarti domattina? Come sempre. All'alba. Allora bisogna dormire, è già molto tardi. Ti dispiace se leggo un po' invece? Devi ancora lavorare. Sì, devo preparare la teleconferenza con Città del Capo, è piuttosto importante. Tu sei un uomo troppo impegnato. Buonanotte, angelo mio. Buonanotte. Max ha usato Annabelle per mettermi i bastoni fra le ruote. E questo solo perché è geloso di Ben. È mio diritto cercare di avere un lavoro. So che posso lavorare insieme a Ben senza che ci siano problemi. I miei sentimenti per lui sono sotto controllo. Elsa. Ciao Ben. Ciao Nina. Ti ho svegliata? No, non riesco a dormire. Bene, cioè non il fatto che tu non riesca. Sì, ho capito. Perché hai chiamato? Pronto, Ben. Sì, volevo dirti che ho riguardato i provini delle tue foto e sarebbero state perfette. Grazie. Peccato che non sarai tu a fare il lavoro. Sì, ma ho parlato con Richard e penso che cercherà di convincere Annabelle. Davvero? Ma è stupendo. Avete già trovato un altro fotografo? No. Vuol dire che potrei ancora farlo io? Ma certo. Fammi sapere qualcosa al più presto. D'accordo. Magnifico. Ciao, dormi bene. Buonanotte. Qualcosa bisogna credere. Perché non nell'amore? Tu ci credi? Sposiamoci. Ho sognato solo questioni di lavoro. E io ho sognato che hai passato la notte in piedi. Sì, sono andato nell'altra stanza, non volevo disturbarti. Che c'è? Sembri preoccupato.
Stavo pensando a Nina. Cioè, a Nina e a Max. È davvero una cosa pazzesca che Nina non possa accettare questo lavoro a causa di Max. E poi Annabelle non dovrebbe intromettersi. Già. Credo che proverò a parlarne con lei. Sai, Nina dovrebbe tenersi occupata, svagarsi un po'. Certo. Sembrava così felice quando le ho offerto l'incarico. Perché non si ribella ad Annabelle e a Max? Non capisco. Elsa, vedi, devi avere tatto con Max. Ma non arrivare ad annientarsi per lui. Max ha un tumore al cervello. Ma che stai dicendo? E da quando? Nina lo sa da circa un anno. Ecco perché si comporta in modo strano. Insomma, la gelosia, quella scenata al nostro matrimonio. È stata Nina a dirtelo? Sì, l'altro ieri. E per un anno si è portata dentro questo peso? Sì, non voleva che Paola venisse a saperlo, per questo non ne ha mai parlato. Ti devo dire una cosa. Ieri ho dato a Victoria l'indirizzo dell'hotel di Hagen. E Hagen che cosa ne pensa? Buongiorno. Buongiorno. La stanza del signor Hagen Ritter, per favore. Un momento, prego. Numero 1518, prenda l'ascensore, 15° piano a sinistra. Grazie. Di niente. Buongiorno, mio bel cavaliere. Potrei farci l'abitudine. È bel congresso senza di me. Noiosissimo. Probabilmente non sarei neanche venuto se non fossi stato certo di trovarti. A volte mi chiedo perché abbiamo bisogno del congresso per incontrarci. Chissà, forse dipende dal fatto che mi piace l'idea di unire l'utile al dilettevole. Che cosa vuoi per colazione? Tante cose. Prima mi faccio una doccia, però. È la 1518, vorrei la colazione in camera. E champagne, per favore. Sì, passi pure, l'aspettiamo. D'accordo, a più tardi. Arrivederci. Chi era? Niente, un rappresentante di una nuova bibita energetica. Ci porta qualche bottiglia per prova. E tu gli hai detto di passare? Ehi, buongiorno, dormito male stanotte? Magari un po' poco. Perché? Hai avuto visite? No, ho guardato la TV fino a tardi. Ah, il tuo cattivo umore non ha niente a che fare con un tipo interessante di nome Olli, suppongo. Con chi? Ho un'immagine nitida nella testa, credo fosse ieri sera. Dai, sì, il che per piacere. Sì, ero qui al Cozy One e ho visto questi due ragazzi che chiacchieravano in perfetta sintonia. Si chiamavano Andreas e Olli. Già, ci siamo soltanto divertiti un po', nient'altro, ok? Tutto qua. Ma è un vero peccato. Perché sembravate proprio una bella coppia. Ma evidentemente non lo siamo. Molto probabilmente adesso lui è da Lanzino mentre tu sei qui. Se fate così non combinerete mai niente. Già.
Lo sai che non sono fortunato. Grazie di essere venuto. Perché hai voluto incontrarmi a quest'ora? Si tratta della mia visita. Nina arriverà tra poco e voglio che tu mi faccia questa diagnosi. Guarigione spontanea del tumore. Hai completamente perso la testa. Ho studiato vari casi e non mi dire che non è possibile. Max. Io lo so benissimo che un recupero spontaneo nel mio caso è molto improbabile, ma devo farlo. Non ne posso più. Questa falsa malattia mi sta facendo impazzire. Te l'ho già detto l'altra volta. Io mi chiamo fuori. Tu invece resisti come faccio io. Se osi abbandonarmi adesso, ti faccio perdere il lavoro. Ma è una follia, lo capisci? Fred, se io guarissi, la finiremmo con le bugie, quindi sta calmo. Vorrei sapere almeno qual è il motivo. Io ho provato a salvare il mio matrimonio. E il mio piano non ha funzionato. Devo smetterla di giocare al marito malato. O rischio di perdere Nina del tutto. E allora dille che non hai mai avuto un cancro. Così la perderò di sicuro. Mi dispiace, Max. Io non ci sto. Ascolta. La mia matrigna sa la verità. Mi sta ricattando. E non esiterà a rovinare anche te. Quindi siamo entrambi nella stessa barca. O riusciamo a porre fine a questa storia, o saranno guai per tutti e due. Volevi farla? Morgan. Che c'è? Hai cambiato idea? Che cos'è? Non vuoi più farla? Allora a colazione? Così mi piace. Ok. Colazione è arrivata. Buongiorno. Buongiorno. Victoria. Max, io ci sarò sempre per te, lo sai. Voglio di più, Nina. Voglio che ci riproviamo. L'abbiamo già fatto. Ti servono prove contro Annabelle, se vuoi rovinarla completamente. E lo sai, io sono l'unico che ti possa aiutare. In ogni caso siamo felici che tu stia meglio. Certo, non faccio fatica a immaginarlo. Così finalmente avrai via libera con Nina. Adesso esageri, basta, Max.